Green Energy Agricola, impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con soluzione chiavi in mano, a partire da 1150 euro per kilowatt di picco. Impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria con soluzione chiavi in mano 636 euro. Contattaci per trovare la soluzione su misura per te. Risparmi in bolletta e vendi l'energia in eccesso. La Green Energy Agricola vi aspetta in via Pio La Torre 138, Petrosino, telefono 0923 9858 58 331 3986 924. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre, praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. A Brignani, apparecchi acustici. OMV, Officina Meccanica di Salvatore Russo, servizi di manutenzione e riparazione su veicoli di ogni genere, meccanica, elettrauto, oleodinamica ed impiantistica, sostituzione e riparazione pneumatici. OMV, Officina Meccanica di Salvatore Russo, è in contrada Ponte Fiumarella 315. Osteria Il Gallo e l'Innamorata, nata nel 2008, deve il suo nome al titolo di un quadro di Salvatore Fiume. È gestita da Gabriele Limandri, che insieme al suo staff cura il menù e i possibili abbinamenti tra cibo e vino. Osteria Il Gallo e l'Innamorata, un locale tipico, sapientemente ristrutturato, una scelta di vini del territorio e ottimi piatti della tradizione siciliana. Dal pesce alla carne, dai primi piatti ai dolci caserecci, tutto regala al palato gusti nuovi e particolari. Ci trovi a Marsala, in via Stefano Bilardello 18. Punto ore preziosi, compro ore argento, vendita oggetti preziosi, da noi da 22 anni la migliore quotazione sul mercato dell'oro, massima serietà e trasparenza, a Marsala in corso Calatafimi 66 e in via Mazzini 2 e poi la grande novità per venire incontro alle esigenze della nostra clientela, in via Mazzini orario continuato dalle ore 9.30 alle 18.30, per info chiamalo 0923 72 10 55. Tabaccheria e servizi di Gianluca Pipitone, articoli da regalo e ferramenta. Tutto quello che cerchi in una tabaccheria da noi lo trovi in via Nazionale 328, Strasatti, Marsala. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2tp.com, il nostro sito ufficiale, ma anche la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca, ancora un incidente mortale sulle strade di Catania.
Un tragico incidente stradale si è verificato a Piedimonte Etneo, dove un ventenne di nome Matteo Urzì ha perso la vita intorno alle 6:20 lungo l'autostrada A18 Messina-Catania. Il giovane viaggiava a bordo di un furgone insieme ai genitori, che sono rimasti feriti nell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone si è ribaltato a causa di circostanze ancora da chiarire e poco dopo è stato colpito in pieno da un autocarro che sopraggiungeva. L'impatto è stato devastante, causando il decesso immediato di Matteo e il ferimento del conducente e del veicolo pesante. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che si sono occupati di gestire la situazione e prestare soccorso ai feriti. La scena del sinistro ha provocato lunghe code lungo la corsia in direzione di Messina, creando disagi significativi per gli automobilisti in transito tra gli svincoli di Fiume Freddo di Sicilia e Giardini Naxos. Anche la statale 114 ha risentito del traffico deviato aumentato dalle operazioni di soccorso e dai rilievi del caso. Le indagini sono in corso per accertare le cause esatte dell'incidente e la dinamica che ha portato a questa tragica fatalità. Ieri sera un bambino è precipitato dal secondo piano da un'abitazione di Mazara. Ieri sera, pochi minuti dopo le 19, un grave incidente domestico ha scosso la tranquillità di via Milazzo, una traversa di via Roma a Mazara. Un bambino di soli 10 anni, di origini tunisine, è precipitato dal balcone del secondo piano della sua abitazione, lasciando i residenti e le forze dell'ordine increduli e preoccupati. Le circostanze che hanno portato a questo drammatico episodio sono ancora avvolte nel mistero e saranno oggetto di indagini approfondite da parte delle autorità. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno constatato le gravi condizioni del minore e lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale Abele Aiello. Sul luogo dell'incidente si sono mobilitati anche gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Municipale e Carabinieri, che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto, mentre la via Milazzo è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza della zona. Fortunatamente, secondo le prime informazioni fornite dai medici, il bambino è cosciente, sebbene abbia riportato fratture multiple che richiederanno un attento monitoraggio. Attualmente il piccolo è ricoverato in osservazione e gli operatori sanitari stanno seguendo con attenzione l'evoluzione delle sue condizioni di salute per evitare potenziali complicazioni. Parliamo adesso di un nuovo episodio di violenza domestica. Un uomo picchia la moglie e le frattura il naso. Un drammatico episodio di violenza domestica si è consumato nell'abitazione di una coppia della città di Catania, dove un uomo di origine kosovane, cinquantenne, ha aggredito la compagna in modo brutale. Secondo le accuse formulate dalla polizia, l'uomo avrebbe afferrato la vittima per i capelli mentre era seduta sul divano, scaraventandola a terra e trascinandola fino alla camera da letto. Qui, in un crescendo di violenza, avrebbe colpito la donna a volto, provocandole la frattura del setto nasale. L'intervento della squadra volante della questura di Catania è stato sollecitato dopo una segnalazione dei medici dell'ospedale Garibaldi Centro, dove la donna è stata portata per le cure necessarie. La vittima, visibilmente spaventata, ha raccontato l'aggressione subita e ha formalizzato denuncia, portando alla tempestiva azione delle forze dell'ordine. Sulla base delle evidenze raccolte, il sostituto procuratore di turno ha autorizzato un provvedimento di allontanamento d'urgenza che ha costretto l'aggressore a lasciare la casa familiare. Inoltre è stato emesso un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. I medici, dopo averle prestato le prime cure, hanno emesso una prognosi di 30 giorni per la frattura del setto nasale, evidenziando la gravità delle ferite subite dalla donna in seguito a un atto di violenza che ha scosso la comunità. Discariche nel territorio della provincia di Trapani, intervengono i carabinieri. I carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno intensificato i controlli del territorio finalizzati a contrastare lo sversamento illecito e l'abbandono di rifiuti nel territorio della provincia di Trapani. A Erice i militari della stazione hanno sottoposto a sequestro un'area di circa 20.000 metri quadrati. In località Torre Bianca, dove è stata realizzata una vera e propria discarica abusiva di materiali pericolosi e dove sono stati trovati rifiuti di ogni genere, carcasse di auto e roulotte, lastre di Ethernet,
arredi, nonché sfabbricidi e rifiuti edilizi. L'intera area è stata sequestrata e affidata al proprietario del terreno. Si sta indagando per risalire agli autori di questa immensa discarica a cielo aperto. A Mazara del Vallo, in località Borgata Costiera, i carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, distaccamento di Trapani, hanno invece eseguito, firmato e controllato un autocarro carico di rifiuti che, addentrandosi nelle campagne mazzaresi, stava scaricando in una vecchia cava dismessa i rifiuti che stava trasportando: terra e roccia di scavo, tubazioni per irrigazione, residui di lavorazione in plastica e sfabbricidi. Nella circostanza, i militari hanno identificato e denunciato le persone a bordo del mezzo, un 76enne, un 64enne e un 61enne del luogo, procedendo al sequestro dell'area e dell'autocarro utilizzato per il trasporto. Un arresto per spaccio di droga a Pantelleria da parte dei carabinieri. I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato un isolano di 28 anni con precedenti di polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri, nel corso di un mirato servizio antidroga, insospettiti dal grande viavai di persone dall'appartamento del 28enne, hanno deciso di fare ingresso per una perquisizione. All'interno della casa i militari hanno rinvenuto due involucri contenenti rispettivamente 45 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. Estesa la perquisizione anche al garage di pertinenza, i militari hanno rinvenuto ulteriori 3 involucri in cellofan contenenti marijuana dal peso complessivo di 375 grammi e 7 involucri contenenti hashish per il peso complessivo di 115 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tratto in arresto a seguito dell'udienza di convalida, l'uomo è stato tradotto presso il carcere di Trapani. Il vice sindaco di Itala, un comune in provincia di Messina, che ha anche una guardia penitenziaria, è stato arrestato per corruzione. Carmelo Palo, 43 anni, vice sindaco del comune di Itala, è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Catania nell'ambito di un'inchiesta che ha messo in luce il suo presunto coinvolgimento in episodi di corruzione legati alla sua posizione di assistente capo della polizia penitenziaria nel carcere di Giarre. L'operazione è avvenuta mentre Palo si trovava ad Assisi per partecipare ai festeggiamenti di San Francesco. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, notificandola al vice sindaco in un contesto che ha già sollevato polemiche e preoccupazioni. Notizie dell'arresto sono state riportate dai quotidiani locali La Sicilia e Gazzetta del Sud. In seguito alla notizia, il sindaco di Itala, Daniele Laudini, ha deciso di revocare la nomina di Palo per garantire la serenità e l'efficienza dell'amministrazione comunale, sottolineando l'importanza di mantenere un governo locale trasparente e lontano da qualsiasi ingerenza illecita. Secondo fonti dell'ANSA, a Carmelo Palo sono contestati episodi di corruzione aggravata dall'illecita agevolazione a favore della mafia. Tra i nomi emersi dall'indagine spicca quello di Antonio Di Grazia, 43 anni, anche lui destinatario di una ordinanza cautelare, indicato come figlio di Orazio Di Grazia, considerato il responsabile della famiglia Laudani nel rione Picanello di Catania. Il giudice per le indagini preliminari si riserva di decidere in merito alla richiesta di arresti domiciliari avanzata per un terzo indagato dopo l'interrogatorio che si svolgerà secondo le nuove normative vigenti. La Guardia di Finanza di Enne ha sequestrato numerosi prodotti contraffatti. I finanzieri del Comando Provinciale di Enna, nell'ambito del dispositivo di contrasto alla contraffazione, alla tutela del Made in Italy e della sicurezza dei prodotti, durante il periodo estivo e nelle località di maggior afflusso turistico, hanno sottoposto a sequestro circa 40.000 prodotti non sicuri, ovvero contraffatti. In particolare, la tipologia di merce irregolare più diffusa è risultata quella dei giocattoli, dei cosmetici e degli accessori per abbigliamento, come cinture e portafogli, nonché, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, anche dei prodotti per la scuola, come zaini e astucci. I prodotti rinvenuti sia presso esercizi commerciali sia in occasione di fiere e mercati settimanali sono stati sequestrati in quanto riproducevano marchi distintivi falsi, ovvero perché erano privi delle necessarie informazioni stabilite dalla legge a tutela e garanzia del consumatore, quale l'indicazione relativa alla provenienza e alla composizione del prodotto, la presenza di materiali pericolosi, tossici o infiammabili, nonché le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso. Nel corso delle operazioni
operazioni finanziarie hanno quindi proceduto al sequestro della merce risultata irregolare, rimuovendola immediatamente dagli spazi destinati alla vendita e segnalato i trasgressori all'autorità giudiziaria competente e alla locale Camera di Commercio. Un weekend dedicato al vino in una interessante manifestazione in programma a Petrosino. Il comune di Petrosino ospiterà sabato e domenica 12 e 13 ottobre l'evento Vino Vivo, Resistenza e Orgoglio Contadino. Due giorni di promozione territoriale per rivendicare l'orgoglio di un territorio volto all'agricoltura e alla produzione di vino. La manifestazione promossa dal comune di Petrosino con il contributo della regione siciliana vuole configurarsi come una vetrina per le eccellenze dei prodotti del territorio, dal vino dei produttori locali in esposizione il 12 ottobre ai dolci di mosto durante la storica sagra dell'uva e del vino organizzata dalla Proloco domenica 13 ottobre. Nelle giornate si alterneranno esposizione di vini, masterclass, talk, intrattenimento e tanto altro. Tutte le giornate saranno una ulteriore occasione per mostrare il sostegno dell'amministrazione ai viticoltori e a tutti quelli che lavorano instancabilmente per coltivare e produrre vini e prodotti di qualità, hanno dichiarato il sindaco Anastasi e l'assessore all'agricoltura Marino. Questo evento rappresenta non solo una celebrazione delle eccellenze enogastronomiche, ma anche un momento di riflessione e di unità per la comunità. Vino Vivo vuole essere un evento militante di rivendicazione di una tradizione e di una storia contadina di cui siamo in questo territorio tutti orgogliosamente figli, sottolineano il sindaco e l'assessora. Attraverso questa manifestazione vogliamo rendere omaggio a tutti coloro che con dedizione e passione lavorano ogni giorno la terra. Il nostro impegno come amministrazione è di sostenere e valorizzare questi sforzi, questa storia e questa tradizione. Green Energy Agricola SRL è specializzata in impianti fotovoltaici e solare termico per la produzione di acqua calda. Se vuoi vendere o affittare il tuo terreno di almeno 2 ettari di superficie, anche interessando i terreni limitrofi, comunicaci gli estremi catastali e verificheremo la loro idoneità per l'installazione di impianti fotovoltaici. Vieni a trovarci a Petrosino, in via Pio La Torre 138, oppure contattaci al numero 0923 98 58 58. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre, praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. Abrignani, apparecchi acustici. OMV, Officina Meccanica di Salvatore Russo, servizi di manutenzione e riparazione su veicoli di ogni genere, meccanica, elettrauto, oleodinamica ed impiantistica. Sostituzione e riparazione pneumatici. OMV, Officina Meccanica di Salvatore Russo, è in contrada Ponte Fiumarella 315. Tabaccheria e servizi di Gianluca Pipitone, articoli da regalo e ferramenta. Tutto quello che cerchi in una tabaccheria da noi lo trovi in via Nazionale 328, Strasatti, Marsala. Osteria Il Gallo e l'Innamorata, nata nel 2008, deve il suo nome al titolo di un quadro di Salvatore Fiume. È gestita da Gabriele Limandri, che insieme al suo staff cura il menù e i possibili abbinamenti tra cibo e vino. Osteria Il Gallo e l'Innamorata, un locale tipico, sapientemente ristrutturato, una scelta di vini del territorio e ottimi piatti della tradizione siciliana. Dal pesce alla carne, dai primi piatti ai dolci caserecci, tutto regala al palato gusti nuovi e particolari. Ci trovi a Marsala, in via Stefano Bilardello, 18. E siamo allo sport. Giovanni Iacono è il nuovo allenatore della Folgore di Castelvetrano.
Dopo l'esonero a sorpresa di Filippo Cavataio lunedì scorso, dopo la prima vittoria in campionato da parte della Folgore Castelvetrano contro l'Accademia Trapani, esonero di Cavataio che resta ancora avvolto nel mistero, la società rossonera ha comunicato il nome del nuovo allenatore. Con un comunicato, la S Folgore Calcio Castelvetrano annuncia che Giovanni Iacono Fullone è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra fino al 30 giugno 2025. Mazzarese, classe 66, dopo aver maturato una lunghissima esperienza da calciatore e da allenatore, avendo guidato diverse squadre della Sicilia, da oggi è il nuovo allenatore rossonero. Giovanni Iacono, ricordiamo, l'anno scorso allenò il Unione Sportiva Mazara 46. La storia calcistica di Iacono è molto legata alla Folgore. Proprio lo stesso, alla tenera età di 17 anni, è stato acquistato dal club nella stagione 83-84, rimanendo in rossonero fino alla stagione 86-87 e poi una breve parentesi nel campionato CND 84-85. La società ha augurato naturalmente a Giovanni Iacono i migliori auguri per il nuovo lavoro. Il Marsala si prepara alla difficile trasferta di domenica prossima contro l'Athletic Palermo. Il Marsala 1912, archiviata la sconfitta interna contro il Misilmeri, già pensa alla prossima di campionato in casa della capolista Athletic Palermo. Gli uomini di Guaiana, che domenica ha sostituito Brucculeri in panchina in via provvisoria per un malore del tecnico, pur evidenziando le solite mancanze, hanno giocato alla pari contro la Don Carlo Misilmeri e sono stati puniti dagli episodi che, secondo il nostro parere, sono stati interpretati nel miglior dei modi dall'arbitro Dolenti di Caltanissetta. Rivediamo al rallenti l'espulsione di Isaias. Il calciatore marsalese, pressato da Ricciulli, tiene troppo palla e perde l'equilibrio, complice soprattutto il terreno di gioco. C'è un contatto fisico tra i due, ma a nostro avviso non tale da essere la causa della caduta del calciatore del Marsala, che poi da terra tira la maglia dello stesso Ricciulli, ormai proiettato in porta. E poi il rigore, sul quale non ci sono osservazioni da fare, le immagini parlano da sole. Si vede il calciatore del Marsala che in scivolata falcia l'avversario e dunque rigore per il Misilmeri. Come già definito domenica, è stato un Marsala caparbio, tenace, mai domo, ma anche ingenuo. Domenica, dicevamo, si va in casa dell'Athletic Palermo e siamo sicuri che anche stavolta il Marsala riuscirà a restare in partita fino al triplice fischio dell'arbitro. Il mister però dovrà fare ancora una volta i conti sia con l'infermeria che con gli squalificati. Capitan Genesi ha saltato due gare e proverà in settimana a rientrare per domenica. Continuerà la squalifica di Mazzeo e a lui farà compagnia Isaias. Bene, per oggi è tutto. Io come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2tp.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete approfondimenti, dirette e tanto altro, i canali TikTok e YouTube. Naturalmente potrete vederci anche sul vostro smart TV attraverso l'applicazione Twitch. Basterà digitare il link Canale 2 Trapani e potrete seguirci comodamente seduti in poltrona. Grazie a tutti voi e buonasera.